Let's go! Bentornati, ovetti, oh, yeah! Su Mario più Rabbids, Sparks of Hope! Siamo nel mondo 4, e quando è vero che l'ho cominciato con un video decentemente corto, oggi andremo avanti con la storia, nell'albero sempre in fiore! Sempre sui binari. E, cosa molto importante, dal trailer abbiamo visto alcune cose di questo mondo. Che cosa di preciso? Con disputarvi in viso. Non ve lo dirò perché magari qualcuno non lo vuole sapere. Quadri! Che belli quadri, bene. Eccone qua uno. La guardiana si chiama Bea? Ma allora è quella Bea, la cantante che si è ritirata per dedicarsi all'agricoltura biologica. Ha iniziato interpretando Roxy in La banda dei Gashafon, una serie su una rock band di adolescenti che si trasformavano in giganteschi Gashafon per combattere il crimine. Ma un anime su questa cosa? Magari? Non è una cattiva idea, eh? Qualcosa qui c'è? No, davvero? Non c'è niente qui? Era un punto perfetto per metterci qualcosa qui che abbiamo. Ah, ok, dammi un attimo. Prima il quadro. Il primo album di Bea era uno di quei dischi pop laccatissimi fatti in serie. Cioè, ma chi se l'ascolta quella roba? Hai una playlist con 6 differenti versioni live di quell'album. E quella rimasterizzata uscita solo una settimana fa, Bipo. Io non giudico, Bipo, eh. Puoi fare quello che ti pare. C'è qualcosa qui? No, c'è solamente un tubo, allora entriamo. Voglio fare almeno un paio di missioni oggi. Fossero principali o non, non è importante. L'importante è fare qualcosa, quindi analisi! Dove devo andare? A destra, quindi andiamo a sinistra. Ovviamente ci deve essere qualcosa qui. Lo sapevo! Era un punto perfetto per nasconderci qualcosa di molto poco utile. Ok, vediamo. Devo andare qui, quindi vuol dire che c'è una scala, per forza. Esatto. Ah, ormai ti conosco troppo bene, gioco. Non puoi più sorprendermi. Bea licenziò il suo manager e si dedicò a un album sperimentale registrato interamente sott'acqua. Secondo i critici, era il disperato tentativo di un artista di aggrapparsi a un pubblico di pseudo-intellettuali. Oh, a me era piaciuto. Il suono viaggia meglio nell'acqua che nell'aria, quindi in realtà potrebbe aver fatto una scelta non troppo orrenda, eh? Comunque, altri quadri non ne vedo, ma qui... Pensavi di potermi sfuggire, eh? A destra? A destra? A destra dove? Ah, wow, grazie mille del suggerimento. Non l'avrei provato subito dopo, eh. Eccolo qui, il... Allora, che cosa è? È una pietra che va incastrata in una serratura, quindi l'ho sempre chiamata chiave. È una chiave, allora, no? Una chiave fatta di pietra con una forma che non è una chiave. Ma comunque funziona come una chiave, quindi la chiamo chiave, fine. Ho fatto un po' di casini, lo so. Chiedo Venia... cos'è questa roba? Ah, ho capito, è la linfa vitale dell'albero. Intanto raccogliamo quest'altra pietra. E ora indovinate un po', devo fare tutto il giro della mappa per tornare dove ero prima. Non che sia un problema, però voglio andare avanti. L'ho già detto, oggi andremo avanti. E andremo anche a fare un po' di cose extra se ci avanza del tempo. Un altro quadro, eh? E vedo anche... Sus, però prima. Bea è una sopravvissuta. Una volta che la sua carriera era finita, si è ritirata su Terra Flora e ha iniziato una nuova vita occupandosi delle coltivazioni. Ci rimangono tanti splendidi album per ricordarci della sua incredibile voce, ma questo no, anche perché qui suona come una motosega arrugginita. Buon per lei che ha trovato un'altra sua passione. Comunque, eccolo qua. Vediamo se indovino. Wow, usando l'onda posso creare il ponte. Cosa che non avrei mai scoperto da solo nel mondo 3. Spoiler, l'ho scoperta da solo nel mondo 3. Qua c'è qualche altra cosa. Là c'è dello scutiferio, quindi probabilmente c'è la missione, ok. Ed è una missione secondaria, eh. Ricordiamoci questo. Potrei farla più tardi, intanto. Aspetta. No, anche qui era un posto perfetto per metterci un passaggio segreto, ma... Dai, dai. Beh, voglio capire i creatori del gioco. Intanto questo lo voglio. Non l'ho mai usato, ma grazie. Cos'era? Era un incantesimo dell'immunità.
La registrazione funziona? Sì, ho cambiato qualche impostazione di registrazione per evitare il problema dell'altra volta di cui vi parlavo nel mondo 2, mi sembra. E sembra funzionare tutto quanto per ora. Dovesse apparire qualcosa di strano su schermo, ditemelo che aggiusterò nuovamente. Intanto eccoci qui. Goomba con la pentola in testa, bene, ti ignorerò completamente. Lì non posso ancora andarci. Ok, là devo andare per la parte principale, mi sa. Dove sto andando, scusate? Questa è una zona da esplorare. Un attimo, il quadro, prima di tutto. Questo è l'album della fase pop-punk di Bea, arrivata dopo la complicata relazione con il fantasma. Le solite storie tra gente famosa. È incredibile che l'abbia mollata proprio ai Galaxy Music Awards, proprio mentre Bea ritirava il suo premio. Non lo perdonerò mai. Cioè, ma immaginate la figuraccia di questo qua che vuole lasciare Bea e la lascia davanti a tutti. Cioè, pensaci pure un po' tu, ciccio. Va bene che sei un rabbit, però posso salire? No, ovviamente. Ehi, c'è del miele. Il miele ti fa scivolare per terra, no? Quindi non puoi salire. Tu chi sei? Cursa odia la bellezza, per questo sta impedendo ai nostri fiori di sbocciare, davvero? Monete, ok, grazie. Anche qui abbastanza telefonata la cosa. Altre monete, sì, grazie. Mi sa che non è quello il motivo. Il motivo è un altro. Perché sembra, dalla scena di ieri, che voglia, diciamo, mangiare gli Spark. Non è proprio così, ovviamente. Però, vuole assorbire la loro energia. Ce l'ho fatta. Per, suppongo, conquistare la galassia. Chissà chi è Cursa, chissà chi è Cursa. Davvero? Già c'è una missione d'oro lì. A che livello è? Dai. Devo sapere il livello, per sfizio. 25, no, via. È sempre una suiniglia, però. Ci saranno tante suiniglie. Intanto, quadro. Bea crebbe come artista, trovando la sua vera voce in un album che la stampa definì catartico e un viaggio indimenticabile. Vendette poco meno di 300 copie, mettendo la parola fine alla sua carriera. Sì, ma è carina. Allora, qua scorciatoia. Sì, perfetto. Servirà tantissimo la scorciatoia. E ti prego, dimmi che siamo arrivati alla missione. Perfetto, eccoci qui. Sempre in fiore avvelenato. Mi sono venuti i brividi per 2 secondi perché ho pensato: non è che mi dà uno spark velenoso che avvelena con i colpi dell'arma? Ti prego. Ha senso? Ha ipersenso? Spark? No, è a Quondo. Ok. Non sarà facile con gli avvelenatori. Con la loro magia riescono a bloccare le tecniche, i poteri degli Spark e addirittura gli attacchi. Quindi è la barriera di Peach, cioè come medicosi. Ora vedremo meglio, eh. Possono anche contare sull'effetto veleno, che è altamente dannoso. Subirete danni a ogni turno. Ma tranquilli, ci sono io. Anzi, ci sarò dopo la battaglia. Se vincete, si intende. Altrimenti niente, vediamo un po'. Sono deboli all'elettricità. Giusto? No, al vento. Ok, ha più senso il vento. Devo solo sconfiggere tutti. Abbiamo una rapida introduzione agli avvelenatori. Se sono deboli al vento, vuol dire che... Oh, ho in mente una bella strategy. Mentre... Qual è il loro raggio d'attacco? Perché non ho ancora controllato. Abbastanza ampio. Tecnica. Disarmo. L'obiettivo non può più utilizzare alcun attacco basato sulle armi fino alla fine... Fino allo svanire dell'effetto. Ok, quindi sono due cose. O disarmo o bavaglio. Ok, meglio, perché tutti quanti in un colpo solo sarebbe stato un po' problematico, ma non, non se è una sola cosa per volta. Svelenata, 20% di avvelenamento. Ok. Aspetta, 20% di critico, quindi avvelenerà sempre. Va bene, sistemo il team e ora vedrete cosa farò. La squadra è pronta. Rabbid Rosalinda, Rabbid Mario e Rabbid Peach. Gli Spark sono questi. Le abilità sono uguali a prima. Ho potenziato, mi sembra, la planata di Peach. Poi cosa? Ho dato finalmente, eccolo qua, la scivolata ad area per Rabbid Mario. Ora vedrete quanti danni farà. Più Rabbid Rosalinda adesso può fare cosa? Più volo anche lei?
Sì, ok. Direi quindi di cominciare. Non ho controllato un'altra volta com'è che si chiamano quei nemici che somigliano ad artigliati. A cosa sono deboli? Dovrei farlo prima di cominciare, così magari non sbaglio, perché se resistono al vento sono un po' nei guai. Debole a veleno, ok. Io che cosa ho portato? Mi sembra di aver portato uno spark del veleno su Rabbid Rosalinda. Sì, esatto, per l'immunità. Era tanto per sicurezza. Here we go. Allora, la prima cosa che voglio assolutamente fare è volare lì con Rabbid Mario. Perché? Ora vedrete la cosa più bella del mondo. Saltiamo. Il più possibile devo arrivare laggiù, dai. Ok, perfetto. Dove porta questo tubo? Il tubo porta lì. Tu arrivi al tubo? Spero di no. Vediamo un attimo. Perfetto, non ci arriva. Ok, allora. Andiamo. Attrazione. Waha! E adesso, la scivolata. Fa più danno, giusto? Quanto danno? Questo danno! Ah, non abbastanza. Ah no, in realtà fa abbastanza. Guardate, fa 255 ogni scivolata. E con questo li sconfigo quasi. Non del tutto, siamo seri, perché? Beh, non è un problema. C'è quello lì, non lo colpisco, da qui lo colpisco. Con questo non lo mando KO. Con questo potrei mandarlo KO. Vediamo un po', sono pochi nemici, quindi non mi spaventano così tanto. Prima però supportiamo un po' Peach, perché se non li sconfiggo devo andare avanti. E Rabbid Mario più Peach, ripeto, un'altra volta, abbiamo già visto che razza di combo pazzesca sia. Quindi eccoci qui, scendi pure Peach. Rabbid Mario, vai. Splish. Ah, finalmente un bel critico. Doppio critico. Ah, ah, ah. Peach arriva qua su? Può spingerli via con il vento. Ok, allora, se entriamo qui, raggiungo quella zona. E tutto questo senza attacchi, mi raccomando, eh. A terra. Facciamo una scivolata. Un'altra scivolata. Adesso prova a spingere via tutti quanti. Vai. Vento. Buaha. Cioè, non c'entra il buaha, ma li ho spinti fuori. Ora che sono più a posto, possiamo indietreggiare un'altra volta. Strategia suprema, almeno per questa battaglia. Eccoci qui. Peach, puoi anche metterti qui, non è un problema. Rabbid Mario deve stare fermo. Rabbid Rosalinda, abbiamo detto che tu potresti... C'è qualcuno qui? Nei paraggi, intendo? C'è lui, ma non dovrebbe farci nulla, quindi saltiamo. Arriviamo qui e spariamogli direttamente in faccia. Dovrei riuscirci. Spero seriamente di riuscirci. Abbiamo già sottofondo. Potrei sconfiggerlo così, come potrei anche non sconfiggerlo. Così sicuramente lo faccio. Ah, vabbè, no, fermi, fermi, fermi. I critici, vai. Non posso mancare tutti questi critici, esatto. Bye bye. Bye bye. Direi basta così. Sì, passiamo. Al prossimo turno faremo altro. Eccolo qui, intanto che si avvicina. Anche tu ti avvicini, piano piano. Che razza di arma hanno? È un tacchino? Sembra un tacchino. Aia! Mancato. È un tacchino. È un tacchino! Hanno un tacchino legato al braccio? Hanno un tacchino legato al braccio. La cosa sorprende anche me ogni tanto. Sì, lo so. Siamo qua sopra. Potrei fare... Non li vedo da qui. Sei serio che non lo vedo da qui? Dovrei sparare così. Lo raggiungerei, ma poi non lo sconfiggerei. Posso scendere. Posso fare la scivolata dopo. Ok, ce l'ho fatta, guardate. Ah, salto. Salto prima. Salto prima. Arrivo qui. Poi... Ah, la scivolata non la posso fare perché poi non posso muovermi. Posso colpire lui, magari? No, qualcuno lì? No. Allora non cambia niente. A questo punto attacco e poi faccio il malcontento standard. Quello senza la scivolata. Tutto questo perché ho sbagliato. Non importa. Oh, vero, importantissimo. Una cosa di Rabbid Mario che non ho mai attivato e non so perché. Ma Rabbid Mario ha un'abilità che gli consente di attaccare dopo aver... Anzi, muoversi dopo aver attaccato. Ed è leggermente OP come cosa. Non so perché non l'ho ancora abilitata, visto che, ripeto, è leggermente OP come cosa. Però, beh, vedremo, ok? Vedremo. Abbiamo due scivolate. Ed entrambe le posso fare col vento. Beh, potrei fare così, sì, dai. Waha! Allora, io ti dico numero uno. Ed è caduto giù, perfetto. Ora, l'ho sconfitto, perfetto, ancora meglio. Salto qui, adesso scivolata. Cade giù, sconfitto. Potrei anche... Sì, perché no? Intanto, barriera team. Così sono protetto.
Poi, direi prima di saltare con Rabbid Mario ed andare qui. Tanto se abbiamo la barriera... Se abbiamo la barriera sto a posto. Peach, ce la puoi fare anche tu, vero? Hai lo stesso movimento di Rabbid Mario. Oh, bene. Mi spaventano queste cose ogni tanto. Salto e mi metto giusto un po' più qui. Tanto non è un problema, abbiamo la barriera, ripeto. Ne diamo però un'altra, sempre a Rabbid Mario. E poi spariamo, attacchiamo le solite cose. Quindi eccoci qui, vado dietro. Vai Peach, fai... ah, non puoi attaccare? Perché non puoi attaccare? Perché non puoi attaccare? Hai il divieto? Ah, ok, ci ha usato l'abilità quel tizio. Va bene, posso comunque fare così, eh. Splish. Kaboom. E direi basta così. Nemici, li attiri anche? Ripeto, ho la barriera, non te temo. Vedi? Si sposta anche, guarda. Ci prova pure. Vediamo. Ah, resistono al veleno. Allora un attimo solo. Prima vediamo se posso fare qualcosa con loro due. Potrei sconfiggerli e dovrei sconfiggerli. Quindi vai Rabbid Mario. La combo perfetta con Rabbid Mario sarebbe in effetti dargli un elemento. Cosa che non gli ho dato. O anzi, ancora meglio, la scivolata vampirica. Più magari lo scudo. Il gala scudo. Perché così fa davvero danni abnormi. Comunque ce l'ho fatta. Critico, un altro. Festizio. No, ok. Fine. Evviva. Level up. Magari level up. Non credo proprio, ma... Ah, zero esperienza. È una missione principale questa, giusto? Sì, lo era. Ok. Fiu. Stavo per dire qualcosa. Comunque, possiamo andare ancora un po' più avanti? Dipende. Se raggiungiamo il tentacolo, no. Però non credo proprio. Oh, Bea. Ah, è la guardiana allora, per forza. Grande spirito del sempre in fiore saresti tu. Oh, dolcezze. Mi dispiace un sacco, dolcezze. Tutta colpa dell'aria secca che mi irrita la gola. Sono Bea, la guardiana. Ha molto senso che sia qui. E credo che quello sia miele, forse. Perché per la gola. Se sei la guardiana, saprai dirci dov'è lo scutiferio che sta avvelenando Terra Flora. Monte Zampillo. Non zampilla più. I nostri fiori non sbocciano e le loro voci sono come soffocate, proprio come la mia. Oh. Sapete anche voi quanto sia difficile esprimere le proprie emozioni. I fiori sono essenziali per aiutare chi non ci riesce. Mazzetti di fiori. Bouquet di anniversari scordati. Mazzetti di non divorziata... di non divorziar... da me... Non divorziar da me! Ok. Composizioni di alti papaveri. È il nostro lavoro. Spruzzo. Spruzzo, mio mielino. Arrivando fino a me, questi eroi si sono dimostrati degni. Forza, tocca a te. Certo, Bea. Cioè, volevo dire, agli ordini, mia regina. Poteri sonici migliorati. Ora capisco perché lo chiami Spruzzo. Mi ha dato una bella spruzzata di energia. Sarà essenziale. Spruzzo sarà essenziale per i rampicanti che vi porteranno alla stazione del treno. Da lì potrete raggiungere Monte Zampillo. I nostri fiori. Vi imploro, salvate i nostri fiori. Trasmettono amore e colore. La galassia sarebbe un luogo così triste senza di loro. E anche senza vita. In B-Movie ne hanno parlato, ma senza pollinazione non esisterebbe la vita, in pratica, quindi... potere sonico potenziato, l'onda adesso è più forte, vai. Più forte, ha detto, devo farlo più volte? O semplicemente è diverso perché lo è? Vediamo. Power! Ah, ripetutamente, vai! Ok, adesso posso far crescere viticci. Che...
mi possono portare laggiù, dove c'è una cosa extra. Neanche a farlo apposta. Vittoria per Vittorio? Devo aiutare Vittorio a raggiungere Vittorio? Chi lo sa, gente? Chi lo sa? Potere! Vai! Ok. Vediamo un attimo. Dove sto andando? Qua che nemico abbiamo? Non ne ho la più pallida idea. Stiamo tornando nella zona principale, vero? Siamo già stati qui. Dove vuoi che io vada? Un attimo, mi sono un secondo perso. Devo... Non ho mai visto la mappa poi di questo posto, quindi ora controlliamo. Devo salire e arrivare da qualche parte. Dov'è? Qua. Ah, devo uscire. Ah, devo uscire. Abbiamo il tempo di fare una missione extra? Sì, abbiamo il tempo. Ok. Forse... questa l'ho già vista. Sì, ok. Forse ci conviene. Se... però... va bene, facciamo roba extra adesso. Abbiamo già fatto un po' di storia. Let's go. Vittoria per Vittorio. Raggiungi la zona. Quindi Luigi sarà utile. Qui abbiamo inoltre barili diversi. Di che elemento? Ghiaccio. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Un attimo, voi siete a... sì, ok. Beh, possiamo metterci tanto tempo o poco tempo. L'importante è arrivare laggiù. Ci siamo, andiamo con il trio supremo di Mario, Princess Peach e Luigi. Con le solite abilità, questi Spark, e direi basta così. Abbiamo un artigliato solo per sicurezza. Devo solo raggiungere la zona, quindi prima la raggiungo meglio è. Here we go! Allora, Peach servirà per aiutare Mario e gli altri ad andare avanti. Luigi contrattaccherà e poi vedremo che altro fare. Intanto eccoci qui, posso colpire qualcuno in effetti? Sembra di no, però più vado lontano meglio è per me. Ok, adesso intanto il contrattacco perché servirà sempre. Luigi ha due salti team, quindi ovviamente li userò. Andiamo avanti. Ok, conviene usare due salti team? No, non converrebbe neanche. Lo voglio fare lo stesso? La risposta è... non così tanto. Prima però evoco sicuramente l'artigliato. Conviene usare prima il contrattacco e poi muoversi senza attaccare, quindi. Solo perché così sono... O meglio, distraggo gli avversari. La colpirei anche, forse. Però... Ah, il barile, giusto. Barile, vai, esplodi. Meglio così. E basta. Non sembra essere complessa come missione. Se devo solo raggiungere la zona. Oh no, come faremo adesso? Si avvicina tanto. È una distrazione. Inoltre, si attiva il suo contrattacco, vero? Ah no, non si attiva più. Ora potrei avere un po' di difficoltà. Soprattutto perché Mario non ha fatto niente adesso. Vediamo. Aspetta. Intanto da qui lo raggiungerei anche, vero? Il congelamento non funziona su quei due. No, non funziona. Cosa che già sapevo ovviamente, mi raccomando, eh. Potrei però mettermi qui con Luigi. Fare così. Attacco bruciante. E contrattacco. Luigi non farà niente oggi. Cioè, non attaccherà, in pratica. Farà solo contrattacchi. Poi... Rabbid... Non è Rabbid. Sono personaggi standard. Peach può usare questo. Così può andare avanti. Poi... Salto team... Mario raggiunge Luigi. Sì, ok, perfetto. Salto team su Mario. Così posso andare il più avanti possibile. E non importa se ci sono contrattacchi, perché sto a posto. Abbiamo la barriera team. Non voglio però usarla così tanto. Riesco magari a mettermi... Ah, no, non posso. Dovrei fare così. Voglio raggiungere quella zona là e non posso se non sto attento. Non attivo nessuno, vero? Raggiungo lui. Perfetto, vai. Explosion. Resistono ma non importa. Mario, ripeto, tu puoi fare i contrattacchi. E potresti anche spingere via quei due. Oppure ne colpisci solo uno. Beh, intanto usiamo comunque il contrattacco. Sì. Per poi... Ah, posso fare questo, guardate. Non importa. No, non lo vedo. È un gran peccato, non lo vedo. Allora niente, salta e basta. Spingi via quello là. No, quello là. E quello là un'altra volta. Più più. Così ora posso andare qui e difendermi un po' meglio. E direi basta così. Luigi dovrà fare il resto, ma pazienza. Più fuoco, questo volevo. L'ho sconfitto, vero? Perfetto. Tu anche fuoco. Non ti faccio fare niente. 1400 e Mario poi lo colpisce. Visto la combo? Visto la combo? Mi sa che forse abbiamo raggiunto già la fine. Sì,
abbiamo già raggiunto la fine. Il che vuol dire che ho benissimo anche il tempo di fare un'altra missione extra, perfetto. Ah, che bello, allora eccoci qui. Mi sa che non devo fare letteralmente nulla con nessun personaggio, se non con Luigi. Quindi Luigi, puoi andare così lontano? E allora va bene, siamo a posto. Non volevo fare missioni extra oggi, volevo andare prevalentemente avanti, ma così mi evito il problema di dover fare missioni extra nei prossimi episodi. E domani faremo quindi solamente storia, credo. Battaglia completata, nice. Ok, bene. Andiamo a cercarne un'altra, perché ne ho vista un'altra, se non me la sono immaginata. Però, no, fermo. Ci sarebbero monete verdi. Oh, monete verdi? Invitation al Ah! Abbiamo sbloccato Vittorio, adesso? Sì, abbiamo sbloccato Vittorio, ma Vittorio è così semplice che preferirei farla più tardi. Dov'era l'altra missione secondaria? Eccola, l'ho trovata, sta qui. In copertina. Campo molto piccolo, devo sconfiggere solo 8 nemici? Ah, ma sono di diverso tipo di elemento, vero? Immaginavo. Wow, li posso attirare tutti quanti e... Rabbid Mario! Mi sa che non devo cambiare niente. Ho solo cambiato Luigi e messo in campo Rabbid Mario. Dovrei arrivare abbastanza lontano, vero? Con dei salti team. Perché se ci riesco, va bene la strategia, altrimenti no. Uno qui con Mario, Peach va qui, salto team... Ok, sì, ce la faccio. E così ne sconfiggo quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Wow! Here we go! Allora... Mario vai qui, Rabbid Mario puoi andare il più avanti possibile, quindi andiamo. Posso poi usare nel caso anche la barriera team, quindi scialla. Eccoci qui, attiriamo tutti. Sì, tutti qua. E vi ricordo una cosa eccessivamente importante. Abbiamo la scivolata ad area. Questo vuol dire che posso colpire tutti. Proprio tutti. E poi fare anche questo attacco, sconfiggendone un bel po'. Mi metto per sicurezza. Vabbè, abbiamo già fatto le nostre mosse, quindi intanto li attacco, magari tanti bei critici. C'è un motivo se ho sempre elogiato Rabbid Mario, ed è questo il motivo, è seriamente questo. Potrei anche usare il vento per sconfiggere loro. Sì, ok. Wind! È super efficace su almeno due di loro. Ok, se ne vanno via. E ne ho sconfitti già 6. Wow. Molto bella questa scelta, vero? Sfortunatamente non possiamo fare critici con Mario. Cioè, non fare colpi super efficaci con Mario, ma pazienza. Salto in alto. Mi nascondo qui. Può colpirmi, sì, ma pazienza. No colpi strani. Faccio direttamente questo. E poi usiamo anche il contrattacco perché arriverò alla scivolata, quindi eccoci qua. Non credo di poter fare altro. Peach non si può muovere troppo avanti. Potrei usare anche la barriera, ma solo per sfizio. Ok, la battaglia è già bella finita. Che bello, dai, avvicinati. Piu piu. Perfetto, il critico era necessario, mi raccomando, Dove ti nascondi, caro? No, non vi azzardate a far spawnare altre cose. Non ve lo permetterò. Rabbid Mario, puoi andare avanti. Abbiamo già vinto, quindi mi sto rilassando anche un po'. Eccoci qua. Benissimo, quanto è bello trovare queste battaglie eccessivamente corte. Abbiamo la spinta. Sì, vai. Waha! Se non li spinge in Lapponia, mi raccomando. Forse conviene farlo rimbalzare sul muro. Così. Così cade per terra, esatto. E così l'abbiamo sconfitto. 8 nemici su 8 sconfitti. Missione secondaria finita in tempi record. Ebbene così. Domani, ve lo prometto, non importa quello che succede, andremo avanti con la storia. Cosa che abbiamo fatto anche oggi in realtà, Non è che non ho fatto niente. Però. Intanto grazie mille. Anzi. Sapete che vi dico? C'è Vittorio. Andiamo da Vittorio. Vittorio, sono qui. Prima di parlare con te però stavolta controlliamo per bene il record. 8 pesciolini. Oh no. Perché c'è questo? Ok, no, li devo lanciare da qui, perfetto. Fiu, ho visto il cannone e ho detto che cosa succede. Bene, Vittorio. Ehi, gente, mi sembrate tutti belli tonici. Sì, so che cosa è il lancio del pescioniglio. Voglio partecipare. 35 monete, ci sto assolutamente. È il momento di affrontare i pesciunigli. La vittoria sarà di Vittorio. E invece no, spero. Via! Mario, corri subito. Scivola sul pescioniglio, ok. Corri. Ok, lancia il pescioniglio. Dobbiamo prenderne 8, ricordo,
Ok, no, 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 no. Vieni a me, pescioniglio. Ok. Ne vedo altri. O meglio, vedo lo schermo illuminarsi, quindi suppongo che ci siano altri pescionigli. Dove sono gli altri pescionigli? Dove sono gli altri pescionigli? Oh no, devo farlo da entrambi i lati, vero? Ecco il problema, ecco il problema, lo immaginavo, quindi avevo ragione. C'è un inghippo, c'è un inganno del Teostra, dammi questo, ok. Dovessi perdere, lo rifarò tagliando perché ve lo devo dire, ok. Pescioniglio, ok, vieni qui. Non ce ne sono altri, ce n'è un altro invece, ok. Siamo a, non so, 4. Oh no, non ce la farò. Non ce la farò mai, non ce la farò mai. Eccoti qua. Siamo a, dai, 33 secondi, no, non ce la faccio. Seriamente non ce la faccio. Ora devo tornare indietro a... No, 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 è spawnato qua, dai, dai, vieni, vieni, vieni. Ok. Mi sa che respawnano e basta. Forse pelo pelo. No, ha detto che devo battere il record o che devo raggiungere il record? Perché se devo battere, se devo raggiungere 8, ce la posso fare. Altrimenti, se devo raggiungere 9, non ce la farò mai nella vita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No, Mario! 1. Fatto, 8. Sfida vinta, ok. Ce l'ho fatta? Perché se ce l'ho fatta... Mua. Alla faccia dell'iguana, che prestazione! È da oro! Una prestazione degna della copertina sul mensile di Il mio pescioniglio? No, ovvio che no. Però potete sempre riprovare a migliorarvi. Sì, ma ce l'ho fatta? Perché... Dai? No, devo battere la... Ah, no, no, ok, ce l'ho fatta. Ok, quindi bastava raggiungere 8, giusto? Vediamo. Batti il record di vittoria, 8 pescionigli per vincere un premio strepitoso. L'ho battuto, giusto? Me l'ha considerata vinta la sfida. A meno che in realtà... Ah, no, in realtà dovevi battere e fare 9, perché 9 è più di 8 e quindi vale di più. In effetti la cosa ha senso, eh. Però va bene. Allora, caliamo quest'altra scala. Ho fatto bene a fare il giro, perché qui si va avanti. Qua c'è una bandiera che non ricordavo di aver attivato, ma l'ho attivata. E quindi domani su... Paper Mario, su Mario più Rabbids, Sparks of Hope. Mi teletrasporto così mi salva direttamente qua, eh. Ok, andremo avanti con la storia, sperando di raggiungere la cima dell'albero, perché dai trailer sappiamo cosa c'è qui da qualche parte in questo mondo, sia una cosa chiamata Torcibruco. Vabbè, see you next time, baby. Bye Buffy.